Ciao a tutti, questo è il mio primo video, quindi probabilmente non mi conoscerete oppure sarete venuti qui da Instagram. Su Instagram mi chiamo sempre Castelli di Libri e parlo appunto di libri e ho pensato di iniziare a farlo anche qui su YouTube. Non so come andrà questa cosa, ma ci proviamo e basta, questa è l'unica presentazione che ho intenzione di fare e per il resto ho pensato appunto di iniziare con un book haul perché in base agli ultimi libri che ho comprato potete un po' capire quali sono i miei gusti, secondo me, e niente, insomma, per iniziare mi sembrava adatto. Quindi iniziamo subito. La maggior parte di questi libri li ho presi usati, alcuni a prezzi veramente irrisori, altri magari a metà prezzo, così, e tranne il primo, il primo che è anche quello che sto leggendo ora, che ho preso nuovo ed è Denti bianchi di Zadie Smith. Allora, su questo magari vi posso già dire qualcosa, dato che l'ho già iniziato e anzi sono a più di metà in realtà. Parla di praticamente quello che significa essere divisi tra una terra d'origine e la terra in cui invece si vive. In questo caso è ambientato in Inghilterra e parla di personaggi di etnie differenti che però sono appunto divisi tra la patria di appartenenza, di origine, che nel caso del protagonista è l'India, ma in realtà poi ci sono altri personaggi che hanno provenienze differenti e si parla un pochino di sia lo scontro generazionale tra i padri, che quindi sono molto più attaccati ovviamente alle tradizioni e alle usanze della terra d'origine, e i figli che invece vorrebbero, sono attratti più che altro dalla modernità del paese in cui vivono e vorrebbero conformarsi ad essa. Inoltre lo stile di Zadie Smith è molto particolare perché è molto ironico ed è definito realismo isterico. Realismo isterico significa appunto realismo ma portato all'estremo, cioè cose molto improbabili che però sono possibili e quindi tecnicamente realistiche, e molto spesso ci sono delle situazioni, diciamo, quasi paradossali o comunque molto emblematiche. È un libro fatto di situazioni emblematiche, di immagini che capisci che sono fatte per comunicare una certa idea, e lo fa in modo spettacolare e tra l'altro proprio a livello di stile a me piace tantissimo come scrive. È il primo libro che leggo di Zadie Smith, ma ne voglio assolutamente leggere altri. Mi sono innamorata davvero della sua prosa, scorrevolissimo tra l'altro, è un romanzo familiare perfetto secondo me, quindi davvero fantastico, io innamorata di questo libro e di Zadie Smith. Poi in realtà il prossimo libro si collega in qualche modo perché all'interno di Zadie Smith, di Denti bianchi di Zadie Smith, si parla, anche se non si fa il nome, ma si capisce benissimo che si parla di questo, dei versi satanici di Salman Rushdie, che è il prossimo libro che vi faccio vedere. Allora, questo qua l'ho preso proprio ad 1 euro, cioè assurdo, vabbè. E niente, che dire, libro che ha fatto molto parlare di sé, soprattutto purtroppo a causa della fatwa dell'Ayatollah Khomeini su Salman Rushdie, e per colpa di tecnicamente de delle parti che insultano l'Islam, diciamo, blasfeme, e non negherò che parte del motivo per cui lo voglio leggere è anche questo, ma in realtà più che altro voglio assolutamente leggere Salman Rushdie, è un autore che non ho mai letto ma che mi ispira tantissimo, e comunque si collega a Zadie Smith non solo perché è citato all'interno di Denti Bianchi, ma anche perché ci dovrebbe essere comunque un po' un'affinità tra i due autori. Zadie Smith probabilmente, da quello che ho capito, apprezza molto Salman Rushdie, ha preso un po' da Salman Rushdie, non so di preciso come scriva lui, ma so che è anche qui, forse più che realismo isterico, anche proprio realismo magico. Ho letto l'incipit di questo libro ed effettivamente ha una scrittura molto particolare, un po' al limite tra favola e realtà, effettivamente, cioè è comunque surreale. Però, infatti, è questo tipo di libri, diciamo, che
possono essere molto belli, però non sempre mi piacciono, devono essere fatti in un certo modo per piacermi, però io mi fido abbastanza di Salman Rushdie. Non so se era il libro da cui volevo partire con questo autore, però a questo punto forse sì, e anzi forse mi piacerebbe anche proprio leggerlo subito dopo Denti Bianchi, per questa, diciamo, affinità che c'è, però devo vedere, perché ora sto leggendo Denti Bianchi e Europe Central di Volman, e quindi diciamo che prima devo finirli entrambi e poi vedrò che cosa leggere dopo. Però lui potrebbe essere il prossimo libro, diciamo, impegnativo. Comunque, non è proprio un mattone, però, cioè sì, sono quasi 600 pagine e comunque sono sicura che sia impegnativo. Poi, il prossimo è Cosmopolis di Don DeLillo. Allora, di Don DeLillo io ho letto Rumore Bianco e Zero K, Zero K, non lo so come volete. Allora, Rumore Bianco, gran libro, non mi aveva fatto urlare al capolavoro, nonostante... forse, cioè, poi ripensandoci, effettivamente penso che lo sia, però avendo una scrittura così fredda, Don DeLillo, avevo fatto comunque un po' fatica ad entrarci, ma mi era piaciuto comunque tantissimo. Zio che invece non l'ho apprezzato tantissimo, ovviamente un buon libro anche quello, perché Don DeLillo è un maestro di scrittura e di qualsiasi cosa, ma non mi aveva convinta più di tanto. Questo è l'altro suo must, oltre a appunto Rumore Bianco e ovviamente Underworld, ma Underworld sì che è un mattone, quindi in questo momento non me la sento. Quindi diciamo che l'ho preso perché, anche questo l'ho preso nuovo in realtà, l'avevo preso perché volevo dei libri brevi da potermi giocare un pochino quando serve, infatti ce ne sono anche altri nella pila, però questo non l'ho ancora letto e non so se lo leggerò quest'estate in realtà, però comunque fa sempre comodo secondo me avere dei libri brevi per i viaggi o per, insomma, quando non si ha tanto tempo, ci sta, ci sta. E poi, questo mi fa molto ridere, L'urlo e il furore di Faulkner, perché mi fa ridere? Perché, allora, io l'ho preso perché l'ho trovato ad un mercatino, non costava niente e sicuramente lo leggerò prima o poi, ma mi fa molto ridere che io di Faulkner ho accumulato tre libri senza averne letto nessuno, perché ho anche Mentre morivo e Zanzare. Ad un certo punto leggerò qualcosa di questo autore, non lo so, mi ispira molto perché comunque è uno degli autori americani più importanti, penso anche che sia nelle mie corde, insomma, sì, dovrei assolutamente farlo, però non mi ci sono ancora messa. Non è ancora arrivato il momento, spero che arrivi presto, sinceramente. Però in realtà vorrei iniziare da Mentre morivo, cioè ho sempre pensato di iniziare da Mentre morivo, però boh, fatemi sapere voi, a questo punto che ce li ho tutti e tre, fatemi sapere voi da cosa dovrei iniziare magari. Poi, altro autore che vorrei leggere, ma vabbè, in realtà ci ho provato con questo autore, ma non è andata benissimo, quindi ci dovrei riprovare con questo libro. È Gombrowicz, penso si dica così, con Ferdi Durkee. Allora, Gombrowicz è un altro autore comunque con una certa fama, meno di Faulkner sicuramente, però insomma, nella cerchia ristretta è abbastanza conosciuto, e è un autore polacco, e io ho provato a leggere Cosmo, che mi ispirava tantissimo, ma in realtà poi non mi ci sono trovata per niente, non mi piaceva come era scritto e quindi l'ho lasciato stare. Però quello che mi ha sempre ispirata di più è questo, Ferdi Durkee, che è un po' una storia, non lo so, mi ricorda un pochino Opinioni di un clown, non so perché, non so se ha senso in realtà, però è un po' la storia di un uomo che si rifiuta di crescere, no? In qualche modo, ovvero si rifiuta di piegarsi a certi meccanismi che trova insensati della società, del mondo degli adulti, diciamo, no?
però dovrebbe essere particolarmente interessante anche per lo stile di Gombrowicz, che però, ripeto, in Cosmo non mi era piaciuto molto. Qui non lo so. Comunque l'ho preso usato, come appunto quasi tutti questi libri, e l'ho trovato e ho detto perché no. Non so se però quest'anno avrò voglia di riprovarci con questo autore, perché appunto la prima volta non è andata benissimo, quindi boh, vediamo, vediamo. Poi, questo è un libro che invece ho già letto in realtà, ma non possedevo una copia fisica, ed è L'anno del pensiero magico. Allora, qui ci sono due cose da dire. Una è che l'ho ascoltato in audiolibro in realtà, non l'ho letto, e allora, io non ho nulla contro gli audiolibri, secondo me possono essere assolutamente alla pari del libro in sé, ma io personalmente non riesco sempre a dedicarci abbastanza attenzione all'audiolibro per fare una lettura fatta bene, e in questo caso infatti è stato così, cioè io l'ho apprezzato moltissimo questo libro, mi piaceva tantissimo, ma mi rendo conto di essere stata distratta per forse la maggior parte della lettura, insomma è una lettura che devo rifare, banalmente, e volevo una copia fisica, cartacea, ma non una qualunque, volevo questa edizione qua, che non è più in commercio perché il saggiatore ha fatto quella nuova, che sinceramente non mi piace perché sono tutti uguali i libri di John Didion adesso e hanno una grafica che in realtà, ecco, questa, cioè sono tutti molto simili a questa cosa qua e sinceramente per me non c'è paragone. Quindi ecco, l'ho recuperato appena l'ho trovato, lo cercavo da una vita, appena l'ho trovato sul libraccio l'ho preso. Assolutamente. E vabbè, non ve ne parlo perché appunto vorrei rileggerlo prima di parlarne. Non ne ho mai parlato neanche su Instagram perché non l'ho letto con la giusta attenzione, banalmente, però credo che lei scriva molto bene. E anche se, vabbè, devo approfondirla, assolutamente devo leggere, rileggere questo. Poi, altro libro che ho già letto, di questo un po' posso parlare, è La ragazza dai capelli strani. E di Wallace. Allora, questo anche l'ho recuperato perché l'avevo letto sia, sì, l'avevo letto cartaceo, però mi era stato prestato e l'ho preso su libraccio, no, su Vinted. Sì, l'ho preso su Vinted appena l'ho trovato in questa edizione nuova, che non è male, secondo me, della Minimum. Allora, questo libro mi è piaciuto da morire. È una raccolta di racconti, la prima di Wallace. Non la prima opera, perché quella è la scopa del sistema, però la prima raccolta di racconti e mi è piaciuto da morire, cioè io non avevo mai letto Wallace, grande lacuna, e ora che ho iniziato penso che non finirò più. Lui ha uno stile veramente particolare, molto difficile da descrivere, secondo me, postmodernismo alla massima potenza. Vi posso soltanto dire che io non amo le raccolte di racconti, ma questa l'ho amata dall'inizio alla fine, davvero. Ha una scrittura proprio a fiume. Sono praticamente dei flussi di coscienza, però non magari di quelli che immaginate voi. Cioè, sono estremamente scorrevoli e proprio ti investono come un fiume in piena. Non so come altro descriverlo. E anche a livello di contenuto, in realtà è bello denso. Solo che sei talmente preso dalla scrittura che probabilmente non ti ci soffermi neanche abbastanza sul contenuto. Cioè, nel senso che comunque quello che deve arrivare arriva senza problemi. Poi ci sarebbero probabilmente molte più riflessioni da poter fare, però sei talmente appunto preso che non le fai, non hai il tempo di farle. Io l'ho amato tantissimo, voglio leggere anche La scopa del sistema che ho. E anche tutto il resto che non ho in realtà. Non so, sono decisamente diventata una fan di Wallace. Poi un altro americano, Dave Eggers, con L'opera struggente di un formidabile genio. Allora, questo libro sinceramente ha tutte edizioni orrende, secondo me. Questa forse è la più brutta di tutte, però vabbè, l'ho trovato usato, l'ho preso. E su questo libro non so molto, se non che dovrebbe essere anche questa un'opera postmoderna americana di un grande scrittore di cui non ho ancora letto nulla. Mi rendo conto che sono
Molti sono scrittori di cui non ho ancora letto nulla o i primi libri che ho letto di questi scrittori, ma quest'anno in generale sto cercando di scoprire nuovi autori perché ce ne sono tantissimi che volevo leggere e mi sono detta, cioè, che quello era l'obiettivo di quest'anno, no? Scoprire più autori possibili tra quelli che più mi ispiravano. Lui sicuramente è uno di quelli, anche se con meno foga, cioè non so se lo leggerò effettivamente quest'anno. So che lo voglio leggere però, perché appunto fa parte di quella scena americana postmoderna che sto scoprendo e che mi sta facendo impazzire, quindi da leggere, assolutamente da leggere. Io non so se vi siete resi conto che non sto parlando assolutamente di trame e neanche di proprio dei libri in sé, sto parlando più degli autori o di quello che ho sentito dire, ma perché io non vado molto alle trame, spesso leggo i libri senza neanche saperle, perché vado più a suggestioni nel senso quello che so su questo libro, quello che mi è stato detto, che ho visto da altre persone su internet, affinità tra i vari autori, cioè questo è quello che io valuto prima di leggere il libro, quindi non avrete tante informazioni sui libri in sé da me. Poi, allora, altro americano postmoderno, George Saunders con Lincoln nel bardo. Questa è un'edizione inglese, cioè, boh, inglese, americano, forse americana, sarà americana sicuro. E, sì, è della Random House, sì, è americana. E, trovata da Libraccio, quindi usata in questa bellissima edizione. Sì, è in inglese, ma io leggo anche in inglese, non leggo spessissimo in inglese in realtà, però mi piace ogni tanto farlo per vedere proprio la prosa originale, no? E dovrei farlo più spesso forse, però vabbè. Questo è un libro molto sperimentale in realtà nella struttura, nella scrittura, cioè sembra quasi un testo teatrale per certi versi, tipo cioè i dialoghi sono scritti come se fosse proprio un testo teatrale, per cui non lo so, è tutto un po' molto sperimentale, appunto molto postmoderno e questo è tutto quello che so. In realtà so soltanto che anche lui è un grande autore, annoverato tra i migliori della scena contemporanea americana e io chi sono per non leggerlo, no? Sono molto curiosa, quindi vorrei leggerlo a breve questo, però vedremo, non lo so. Siamo quasi alla fine. Sì, ho comprato un sacco di libri ultimamente, ma vabbè, tra una cosa e l'altra è andata così. Sì. Poi, allora, la prossima è un'autrice che ho già provato a leggere 2 volte e non mi ha ancora mai conquistata, ovvero Amélie Nothomb. E questo però, a parte che costava 1 euro, e poi è uno dei suoi libri di cui sento parlare meglio, ecco, diciamo così. E io ho letto Acido Solforico che non mi è piaciuto per niente, cioè proprio no. E né di Eva né di Adamo, che però ho letto in francese quando ero al liceo, per francese insomma. E quindi vabbè, quello non mi era dispiaciuto, non mi era neanche piaciuto, però è stata una lettura forzata e fatta in un'altra lingua che so, ma forse non abbastanza da apprezzare per bene i libri, quindi non lo valuto più di tanto, perciò non credo di avere ancora un'idea vera e propria su questa autrice. Vorrei farmela, però anche leggendo appunto i suoi migliori, che sarebbero I geni dell'assassino e Stupori e tremori, quelli che almeno di cui ho sentito parlare meglio, che a me ispirano di più. Ho trovato questo, quindi l'ho preso. Tra l'altro, boh, non è neanche brutto. Faccio sempre commenti sulle copertine, non che siano così importanti, però vabbè. Soprattutto quando trovo i libri all'usato un po' ci penso, perché spesso sono libri che magari sì, vorrei avere prima o poi, però se non mi piace l'edizione, magari aspetto a prenderli perché posso trovarli di nuovo in un altro momento, magari in un'edizione migliore, no? Però questo insomma mi piaceva e ok. Stupori e tremori dovrebbe parlare del periodo in cui lei è vissuta in Giappone, come anche Neither Need Adam, né di Eva né di Adamo.
e diciamo, della società giapponese, del lavoro in Giappone. Poi, vabbè, è un libricino molto breve, fa sempre parte di quelli che sono molto comodi da avere quando si va, che ne so, una giornata al mare oppure in treno oppure insomma così. E quindi probabilmente lo infilerò prossimamente nelle mie letture. E sì, vorrei capire un po' se a Melino Tom mi può piacere. Fatemi sapere se l'avete letta, se vi piace, quali libri mi consigliate. Sappiate solo che acido solforico io proprio non l'ho tollerato. Poi magari ve ne parlerò se ci sarà occasione. E poi, altro libricino breve, Every Man di Philip Roth. Philip Roth è uno dei miei autori preferiti. Ho letto varie cose, forse tutti i principali li ho letti, tranne magari, non so, Il complotto contro l'America. E vabbè, no, in realtà me ne mancano tantissimi, però ho letto quelli proprio più famosi, diciamo. Every Man è un libro molto breve, che però mi ispira parecchio, e che ho trovato in questa edizione, sempre pagato 1 euro. E nulla, vabbè, Philip Roth, bene o male, sta sempre sulle stesse tematiche di scavare nel torbido dell'essere umano, negli istinti primordiali, nella sessualità, ma anche semplicemente nel marcio che c'è nelle famiglie, come appunto in Pastorale Americana, oppure nell'essere umano, nell'individualità, nell'identità che si costruiscono gli esseri umani, come nella macchia umana, appunto nella sessualità, negli istinti, eccetera, come nel teatro di Sabbath. In generale mi piace molto appunto il modo in cui lui scava nelle profondità dell'essere umano in generale, in ogni sua sfaccettatura. Lo fa con una prosa meravigliosa. L'idea è di leggere praticamente tutto quello che ha scritto, anche se ha scritto un sacco di roba, quindi con molta calma, però ecco, un rot all'anno più o meno ci sta. Quest'anno non ho letto nulla perché avevo letto Il teatro di Sabbath a fine dell'anno scorso, quindi questo ci starebbe molto. E poi allora vi faccio vedere brevemente gli ultimi due, ma sono dei libri per l'università in realtà, che sono Eros e civiltà di Marcuse e Che cosa ha detto Marcuse, Che cosa ha veramente detto Marcuse di Tito Perlini. E altra lettura che devo fare, l'ho iniziato oggi, quindi non lo so, magari ve ne parlerò se vi interessa, perché comunque io studio filosofia e mi piacerebbe anche parlare un pochino dei libri che leggo di filosofia, non soltanto di letteratura. Fatemi sapere però se vi può interessare. E basta, dai, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alla fine. Fatemi sapere se avete apprezzato questo video, se vi interessa qualcuno di questi titoli, se avete consigli da darmi sia di lettura sia di proprio su cosa vi piacerebbe vedere su questo canale, qualcosa che devo migliorare, qualsiasi cosa, lasciatemi dei commenti, mi fa solo piacere. E io vi saluto e vi invito ad iscrivervi e ad aspettare nuovi video su questo canale e vi ringrazio se avete deciso di dare un'opportunità al mio video e al mio canale. E nulla, spero che ci rivedremo presto.